dell'e-commerce legato al cibo italiano. Per motivi che tutti conosciamo, c'è stata un'accelerazione stratosferica nella parte dell'e-commerce, lo sappiamo tutti, e questo chiaramente riguarda tutti i mercati, compreso quello bulgaro. Quindi diciamo che è una di quelle iniziative molto legata alla contingenza, ma non a una contingenza che si esaurisce, ma direi che esplode ora per poi continuare. Quindi non poteva essere meglio, e non poteva essere meglio l'interpretazione legata al cibo e anche al periodo in cui si svolge. Rosa ha già accennato alla settimana della cucina italiana nel mondo, e naturalmente quest'anno è dedicata alla dieta mediterranea, ma appunto ai cibi che sono tipicamente italiani. Quando si parla di estero, parliamo naturalmente di due aspetti: l'esportazione di questi prodotti all'estero e la presenza all'estero di nostri presidi, che possono i ristoranti e tutti gli altri, tutte altre occasioni, negozi in cui si parla e si pratica la cucina italiana. In questo senso, lasciatemi dire, ormai io sono al mio quarto anno, lo dico non per quelli che parlano, ormai lo sanno tutti, mi hanno visto fin troppe volte, ma lo parlo spiego solamente a chi invece si sta interessando ora e quindi sta partecipando con attenzione e curiosità a questo webinar. Io sono ormai qui da 4 anni, sto per andare via a fine del mio mandato, e mi fa naturalmente infinito e speciale piacere avere qui tanti amici, tante persone conosciute in questo tratto importante della mia strada personale e professionale, e in particolare quando facevo riferimento prima ai presidi, intendendoli come degli elementi di riferimento dell'Italia qui in Bulgaria. A parte quello istituzionale, che è la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, parte del sistema Italia, ma naturalmente ci sono chi poi sta sul campo, e qui c'è Massimo e Leonardo Leo Bianchi e Massimo Bondini, che sono due rappresentanti altissimi di questo aspetto. Lo so che è un modo di dire strautilizzato, però insomma lasciatemelo dire un'altra volta, sono loro gli ambasciatori italiani, se non altro del gusto italiano qui, e io ne ho beneficiato molte volte. Qui non mi voglio prolungare troppo, ma veramente li devo ringraziare loro a nome di una comunità più ampia, ma sono sicuramente dei rappresentanti straordinari di questo, di cui io mi sono sempre, non solo personalmente, chiaramente, di cui ho personalmente beneficiato, ma mi sono anche sempre vantato con tanti altri colleghi e con tante altre persone che io conosco, anche se io non ho nessun merito, il merito è tutto loro. Però rappresentando io l'Italia, naturalmente avendo questo tipo di partner, li ho ampiamente sfruttati in tante occasioni. Qui non mi dilungherò in ricordi, ma mi fa piacere sapere che con ognuno di loro ho dei particolari ricordi che porterò con me adesso, tra poco, poche settimane prima di lasciare la Bulgaria, con dispiacere ma anche con grande soddisfazione per tutto quello che tutti insieme abbiamo fatto, e qui lo voglio sottolineare con la Camera di Commercio per i lavori fatti all'interno del Sistema Italia e i lavori che ognuno singolarmente ha fatto. Direi che questo tipo di iniziativa, e qui chiaramente concludo, ha un altro merito e prova un'altra capacità che ha il sistema Italia e che ha in questo caso la Camera di Commercio, e cioè quella di adattarsi alle situazioni che si vengono a creare. C'è una situazione che dura sicuramente da più tempo di quanto avremmo voluto, e che durerà ancora. Non dobbiamo chiaramente in nessun modo arrenderci o fermarci. Ecco, queste tipo di iniziative sono dei modi per adattarsi a questo. Non sono necessariamente quelle ottimali, come non saranno ottimali le cose che organizzeremo la prossima settimana, che saranno tutte virtuali, però sono quelle con cui noi possiamo aiutare a tenere non solo viva l'attenzione, ma anche a dimostrare che in questo paese ci sono
opportunità, ci sono dei testimonial che ci possono aiutare a capire molto bene quello che succede e poi ognuno decide cosa fare naturalmente. Ma chi c'è sicuramente qui non solo porta avanti il nostro vessillo in maniera di grande qualità, ma credo che raccolga anche diverse soddisfazioni come sono le due storie di successo di cui sentiremo parlare. Io mi fermo qui, anche se ripeto ci sarebbe molto altro da dire, ma vorrei più che altro anch'io ascoltare e soprattutto vi auguro a tutti buon lavoro e spero di grande interesse da continuare per questo paese in cui io non posso essere obiettivo naturalmente dopo 4 anni, visto che sono stato molto bene, non posso che raccomandare, ma sempre con grande attenzione e con professionalità e appoggiandosi alle persone, alle strutture giuste. Fai da te, secondo me, è sempre qualcosa da fare con giudizio e da evitare se uno può. Bene, qui mi fermo, grazie ancora, grazie a Rosa, grazie a Marco, rimango per un po' anche in video, poi vi seguirò in audio. Grazie ancora. Assolutamente grazie a lei, ambasciatore, e giustamente lei ha sottolineato, evidenziato le storie di successo sulle quali stiamo in realtà puntando oggi, perché appunto leve massimo sono sicuramente per quanto concerne il settore della ristorazione, se vogliamo, e di tutto il canale dell'Horeca, compresa anche il canale della GDO, i massimi esponenti di quello che è l'Italia e in Bulgaria. Non ci sono solo loro sicuramente, ma sono i massimi esponenti e credo che il loro contributo sarà utile, soprattutto importante per le aziende italiane, che intanto ringrazio perché oggi ci stanno dedicando il loro tempo e non è semplice, i ritmi imprenditoriali sono sempre molto frenetici, soprattutto in un contesto di questo genere. Insomma, apprezzo molto le presenze delle aziende italiane che grazie a Stay Export, perché poi in questo anche noi dobbiamo ringraziare la progettualità Stay Export che ci ha permesso di metterci in contatto con un numero importante di aziende italiane e di attenzionare la Bulgaria. Su questo passaggio mi corre l'obbligo, ma ho soprattutto il piacere di introdurvi il responsabile iniziative e progetti nazionali e internazionali di Unioncamere, il dottor Domenico Mauriello, a cui lascio la parola e che ringrazio perché so che in questo momento si stanno tenendo degli incontri, dei meeting importanti a cui deve naturalmente attendere come chi ha degli forti impegni istituzionali. Quindi grazie mille, dottor Mauriello. Grazie mille, grazie Rosa. Di nuovo grazie a tutti e un saluto anche ai colleghi delle Camere di Commercio e delle imprese italiane che ci ascoltano poi dall'altro lato. Io davvero vi voglio rubare soltanto 2 minuti per poi lasciare spazio insieme poi al Presidente Montecchi agli interventi che poi saranno utili agli imprenditori per proseguire lungo le iniziative di questo progetto Stay Export. Qualche battuta solo per sottolineare quanto l'export e quanto l'export per un settore come l'agroalimentare conti per il nostro paese. Noi viaggiavamo davvero a ritmi sostenuti prima dello scoppio dell'emergenza pandemica. L'inizio di questo 2020 ci aveva visti crescere ad un tasso del 6,4% dell'export, con un export che rappresenta in Italia un terzo del PIL, da un quarto di 10 anni fa a un terzo di adesso. Dunque, siamo un paese fortemente esposto ai mercati internazionali, fortemente sempre più competitivo anche nel food sui mercati internazionali. Purtroppo quello che poi è successo a partire dal mese di febbraio-marzo ci ha penalizzato. Ultimissimi dati Istat ci parlano di una flessione gennaio-settembre di quest'anno su gennaio-settembre dell'anno scorso dell'11,6% dell'export. Però l'agroalimentare tiene. L'agroalimentare tiene pur in questo quadro sicuramente molto fosco e stiamo parlando comunque di dati che si fermano alla vigilia purtroppo di questa tanto temuta seconda ondata della pandemia. L'agroalimentare comunque, anche in questo scenario, ha continuato a crescere, non quanto la farmaceutica, però al momento, prima, alla vigilia, diciamo, di questa nuova fase, un più 3% di export sicuramente è un risultato ragguardevole.
Come stiamo facendo noi come Camere di Commercio a sostenere questa quota di esportatori e anzi a cercare in qualche modo anche di espanderla nonostante il momento? Due sono le linee che stiamo seguendo e lo possiamo toccare con mano in questo incontro, che ringrazio la Camera e gli amici della Camera di aver organizzato. In primo luogo, rendere più estesa, meno episodica e più strutturale la presenza dei nostri esportatori del food sui mercati internazionali. Questo vuol dire aumentare il numero delle piccole e piccolissime imprese che esportano, soprattutto nell'agroalimentare, dove c'è un'estrema frammentazione, le imprese sono mediamente più piccole e meno già organizzate e pronte ad operare sull'estero. Per cui, e anche quando lo fanno, esportano davvero in minima quantità, il 43% esporta meno del 10% del proprio fatturato. Per cui aiutarli a intraprendere i primi passi sull'estero e aiutarli ad espandere anche la propria presenza sull'estero, posto che il 47% invece opera su un solo mercato. È difficilissimo in questo momento. Cerchiamo di muoverci laddove, grazie alle segnalazioni delle Camere di Commercio italiane all'estero, vediamo che c'è un'opportunità, e proprio grazie a questo progetto Stay Export cerchiamo di intercettarla e di agguantarla il più presto possibile. Dunque, primo punto, far aumentare il numero e i flussi delle piccole e piccolissime imprese del food che operano sull'estero. Secondo, soprattutto in questo momento, sfruttare la leva del digitale. Noi abbiamo innanzitutto, come sistema delle Camere di Commercio, digitalizzato quasi tutti i nostri servizi. Questo stesso progetto Stay Export era nato come un'assistenza molto più vicina, quasi di prossimità alle imprese, grazie anche all'opera delle Camere italiane, che non smetterò mai di ringraziare, ma purtroppo con quello che è successo l'abbiamo trasformato in un programma tutto virtuale di formazione e affiancamento di tipo mentoring, poi vi spiegheranno più in là cosa significa nel dettaglio, tutto su piattaforma, per cui abbiamo digitalizzato i servizi, chiederemo sempre di più a voi di digitalizzare la vostra presenza all'estero, perché proprio il food è un mercato, è un settore sul quale il gap fra le potenzialità e l'effettiva presenza delle imprese all'estero è particolarmente evidente. Nel vostro caso soltanto il 3% dell'export viene fatto attraverso il digitale, è una percentuale molto più bassa di quanto avviene per i beni di consumo, 7%, ma è molto molto lontana rispetto alle effettive potenzialità, ripeto, di questo settore. Dunque, chiudo dicendo, con questo progetto Stay Export, insieme alle Camere italiane e alle Camere italiane all'estero, cerchiamo di mettere insieme questi due punti deboli della nostra economia, del nostro tessuto imprenditoriale e in particolare del food. Tante piccole imprese con tante potenzialità per accedere a mercati esteri, ma non lo fanno. Tante opportunità sul digitale, soprattutto in questo momento, che vanno colte accompagnando le imprese a superare alcuni ostacoli di tipo culturale, ma anche tutti gli ostacoli che fanno riferimento al legale, piuttosto che alla fiscalità, piuttosto che trasporti, piuttosto che alla gestione dei pagamenti. Ecco, problemi che affronteremo anche oggi pomeriggio insieme e sui quali mi auguro voi stessi troverete sempre più disponibilità da parte della Camera italiana sul cui territorio voi operate, delle Camere italiane all'estero, in particolare della Camera italiana in Bulgaria che oggi qui ci ospita, e restiamo ovviamente a vostra totale disposizione per il prosieguo di questa attività di formazione e assistenza. Grazie mille e grazie ancora agli amici e ai relatori che seguiranno durante questo pomeriggio. Grazie tante. Grazie a lei, dottor Moriello, assolutamente la ringrazio e cedo senza esitazioni la parola al presidente della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, il dottor Marco Montecchi, per un saluto a tutti i nostri ospiti e agli operatori e aziende italiane qui presenti. Prego, presidente Montecchi. Sì, grazie Rosa, farò un breve intervento anche perché sono impegnato in quell'altra riunione che trova è... E ci interessa particolarmente anche perché ci impegna con il cofinanziamento e vediamo impegnati il Ministero, Union Camere, e quindi sto seguendo con orecchio la convention, orecchio il nostro webinar.
Io voglio ringraziare intanto l'ambasciatore Baldi, che se ne va, per noi sarà una grande perdita, perché abbiamo, come lui sa, ma l'ho detto anche nell'ultima riunione di sistema, abbiamo lavorato benissimo, abbiamo fatto il sistema Italia, ha dato forti soddisfazioni non solo a noi che ne abbiamo fatto parte, ma anche alle nostre imprese, dandogli una serie di informazioni utili per tutto quello, specialmente in questo periodo di pandemia. Noi voglio ringraziare anche il dottor Mauriello per partecipare oggi a questo webinar, che come me si sovrappone con la convention delle Camere di Commercio. Ovviamente molta stima nei confronti del responsabile appunto dell'internazionalizzazione di Union Camere, e spero prima possibile diventi anche il nostro segretario generale della nostra associazione. Ne parlavano proprio adesso anche nella convention. Noi Camere di Commercio, io spero, spero prima possibile, insomma, ecco, quindi niente, no, noi Camere di Commercio Italiana all'estero, ma in particolare la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, si è fortemente specializzata nel settore agroalimentare, con l'ospitalità italiana, anche il Festival del Cinema, il Festival del Cinema Italiano in Bulgaria, abbiamo toccato sempre il food, oltre il cinema e il turismo, abbiamo fatto il progetto della Regione Calabria Food and Tourism, l'aperitivo italiano, Media Dinner, la settimana della cucina italiana nel mondo con l'ambasciata, le ISCE, l'Istituto di Cultura, Confindustria, insomma tutto il sistema paese, e quindi siamo particolarmente contenti di portare avanti questo progetto con l'ausilio ovviamente di Union Camere. Vedo sia Leo e sia Massimo di verità si è dimagrito tantissimo, quindi insomma non so quanto poi, non so tu come stai, ma insomma ho visto dimagrito tantissimo, un po' di invidia c'è. E c'è anche Christian, e mi fa piacere che partecipate tutti quanti. E vorrei fare solamente un augurio per il webinar, ringraziando Rosa Cusmano e tutti i partecipanti. Scusate se sono stato molto breve, avrei molte cose da dire, ma devo seguire l'altra cosa che per noi, Camere di Commercio Italiana all'estero, è importantissima. Ma so che Rosa mi sostituirà sicuramente egregiamente. Grazie a tutti. Grazie Presidente, a te per la disponibilità. Indubbiamente il periodo è concitato, il momento è fortemente concitato. Dunque, accanto ai ringraziamenti, mi fa piacere ovviamente avervi tutti quanti oggi, avere gli operatori quest'oggi. Come accennavo all'inizio, il webinar è un momento infoformativo dove andiamo ad illustrarvi le caratteristiche del mercato bulgaro, le opportunità che esistono nel mercato bulgaro, e lo facciamo attraverso delle storie di successo. Il focus sull'agroalimentare risponde indubbiamente a quella che è la prossima iniziativa della settimana della cucina italiana, ma il focus alimentare, che come sottolineava il presidente Montecchi è uno dei settori sul quale poi la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria ha lavorato per lunghi anni, per diversi anni, è stato anche inserito volutamente da noi all'interno del progetto Ospitalità Italiana. Questo perché? Perché siamo nel 2020, l'ospitalità italiana è partita nel 2010 all'estero, è una progettualità che in Italia esiste dal 1997 e poi successivamente su indicazioni dell'Union Camere dal 2009-2010 le Camere italiane nel mondo insieme alle ambasciate, alla rete diplomatico-consolare hanno di anno in anno sviluppato delle iniziative che andassero da un lato a promuovere e dall'altro a favorire ovviamente approvvigionamento di prodotto italiano autentico nei vari paesi. Questo noi lo abbiamo fatto, siamo assolutamente fieri di aver portato l'ospitalità italiana avanti e soprattutto fieri quest'anno di averla continuata nonostante le problematiche, le criticità, di cui siamo estremamente consapevoli. Quindi in questo senso Leo Bianchi e Massimo Bondini rappresentano sicuramente quelle storie di successo che possono darvi un quadro realistico sia del paese, sia della storia tradizionale, sia anche del momento storico che hanno vissuto come operatori, importatori, distributori dei prodotti italiani in Bulgaria. L'ospitalità italiana per noi si esplicita in quello che è un po' il video che noi tutti conosciamo
quindi per chi è con noi ormai da diverso tempo, conosce bene il nostro promo Ospitalità Italiana. Per voi che siete a casa, vi vogliamo, o comunque siete nelle vostre, nei nostri negozi, nei vostri shop, invitarvi a visionare il video promo. È un 30 secondi prima di potervi introdurre il nostro primo relatore e la sua tematica. Prego la regia di avviare il video Ospitalità Italiana. Dicono che gli italiani sono maniaci della cucina, che la pasta deve essere solo di grano duro, che si portano i prodotti dall'Italia, sì, che i pomodori devono essere San Marzano, il parmigiano Parmigiano Reggiano, il basilico Basilico Ligure DOP e l'olio che se non è italiano extravergine d'oliva sono capaci di fare una scenata. E c'hanno ragione. Ospitalità Italiana. Bravo. Orgogliosi di avervi fra noi. Mi fa sempre sorridere questo video, perché intanto per noi che viviamo tutti in Bulgaria è stato un video lanciato sulle differenti piattaforme, sui differenti social media, ed è un video che regala un sorriso effettivamente. Il nostro focus è l'Italia, è l'ospitalità italiana, è il servizio, è il cibo, è il personale ed è il cuoco, insieme al titolare della ristorazione. Con questo vi introduco il nostro primo relatore, che intanto ringrazio per essere intervenuto quest'oggi. Il suo nome è Leonardo Bianchi, per in Bulgaria devo dire conosciuto come Leo. Perché Leo? Perché Leo è indubbiamente l'espressione massima di un percorso tradizionale dell'Italia in un paese estero. Leo ha cominciato, faccio brevissima introduzione, ha cominciato la sua... è arrivato in Bulgaria grazie alla sua famiglia, grazie al suo papà, e chiaramente la sua professionalità si è esplicitata in molteplici settori, tra cui quello della ristorazione, ma Leo ha anche utilizzato, devo dire, la comunicazione, l'arte, la musica, quindi tra le varie arti, come strumento per promuovere l'Italia. È assolutamente una personalità che è addentro alle dinamiche del territorio locale. Sono oltre 15 anni di presenza sul territorio, è attualmente titolare di due ristoranti italiani certificati con il marchio di qualità, Leos Trattoria Pizzeria e Leos Il Rustico. Non credo di essermi dimenticata altro, ma intanto voglio che sia Leo ad illustrarvi la sua esperienza, pertanto gli lascio la parola e l'intervento che farà sarà Italian Food Delivery in Bulgaria, la risposta al Covid-19 degli operatori di settore e distributori. Ti ringrazio Leo e ringrazio anche Leo perché soprattutto interviene da quello che è il suo posto di lavoro, il ristorante. Leo è all'interno del ristorante in questo momento, Leos Il Rustico di Sofia. Allora, Leo, favore, grazie. Ho finito di fare il pranzo e adesso qui con voi. Innanzitutto grazie Rosa, velocemente volevo fare un ringraziamento particolare al Presidente della Camera di Commercio Marco e logicamente al nostro ambasciatore Stefano Baldi, che sono stati veramente importantissimi nel Italian Food in questi anni, perché veramente c'è sempre bisogno, noi come ristoratori abbiamo sempre bisogno di una spinta e logicamente quella dell'ospitalità Italia per noi è veramente importante. Sembra una cosa banale, però io, Rosa, è dal primo anno che vi ho seguito e ho fatto il massimo per poter appunto qualificarmi come ristorante con la qualità Italia, ospitalità Italia, e ogni anno per me era una cosa proprio come prenderlo, dovevi guadagnartelo, quindi il fatto di avere questi controlli che arrivavano direttamente dall'Italia per seguire i prodotti è una cosa che logicamente è importante, perché sappiamo benissimo che noi, conosco benissimo Massimo e la pensa come me sicuramente, noi avere dentro un ristorante il massimo dei prodotti italiani, ma parliamo dal più semplice, che potrebbe essere uno zucchero, un burro, qualsiasi cosa possiamo appunto portare dall'Italia e dire io lavoro con il Made in Italy, a noi fa veramente piacere, perché un cliente quando entra nei nostri ristoranti deve sentire proprio il massimo dell'italianità, quindi non solamente il cliente, comunque l'italiano che è venuto a mangiare da noi, il cuoco, io come proprietario, ma deve sapere
deve sapere pure cosa mangia e cosa gli viene offerto. Qui chiudo questa parentesi e appunto mi trasferisco subito in quella del periodo del Covid, che qui grazie a Dio, tra virgolette, è arrivato con un po' di ritardo e molto probabilmente anche grazie all'Italia e chi seguiva le problematiche che c'erano in Italia. Quindi diciamo che c'è stato un ritardo di qualche forse giorno o settimana, dove noi, io parlo personalmente come ristorante, logicamente molto impaurito, ho chiuso, ma ho fatto una previsione e quindi ho fatto il più possibile per poter appunto ordinare, avere dentro i ristoranti i requisiti giusti per poter far lavorare i nostri dipendenti e per poter far in modo che i nostri clienti stessero tranquilli. C'è stato un lockdown, quindi il lockdown è servito comunque sia molto a darci la possibilità di rilanciare questo punto take away, come possiamo chiamarlo, come food delivery, che logicamente in questo momento è fondamentalissimo, perché io, credetemi, come dicevo appunto, ho due ristoranti dove sappiamo benissimo che a Sofia lavoriamo molto bene, però dopo questa pandemia, se non era per il food delivery, sicuramente eravamo in ginocchio anche noi. Quindi un buon 40% in questo momento me lo stanno dando i food delivery e quindi appunto le compagnie con la quale lavoro, e devo dire che sono molto soddisfatto. Il cliente deve assolutamente comunque essere tranquillo, deve fidarsi, perché non significa che lavorando dentro un ristorante o una cucina non ci siano persone infette o comunque che ci siano dei problemi. Io sono il primo a metterci la faccia, noi siamo stati chiusi proprio 15 giorni fa per 7 giorni, non perché bastino questi 7 giorni per far rientrare la gente in quarantena, ma noi ci sono serviti 7 giorni solo esclusivamente io e la mia compagna Lucia, che anche lei è di Ancona come me, a metterci seduti e formare un gruppo, noi lo chiamiamo parallela, praticamente sono due gruppi che lavorano due giorni, un gruppo due giorni, l'altro gruppo, e fare a modo appunto che questi gruppi non si incontrino mai, e nel caso succede, comunque è una cosa fattibile che può succedere, che si ammali qualcuno, abbiamo subito pronto, diciamo, il gruppo per mandare avanti i nostri ristoranti. Logicamente, ripeto, può succedere, succede, ma il cliente deve essere sempre quello più sicuro, di quello che, diciamo, deve essere sicuro di quello che ordina. Quindi parlo anche del packaging, che è molto importante. Noi per esempio quando facciamo il delivery usiamo un tipo di packaging dove tranquillamente il cliente se lo apre da solo, viene sigillato, vengono messe delle buste fatte apposta, veramente facciamo in modo che il cliente insomma sia tranquillo, e i risultati diciamo che li vediamo. Quello che logicamente e chiedo agli ospiti che appunto che stanno seguendo, il settore agroalimentare è un settore molto importante per noi ristoratori, e qui in Bulgaria ogni anno cresce. Noi personalmente, io dico, sono felicissimo che anno dopo anno arrivano da diverse regioni e prodotti introvabili quasi, perché abbiamo la fortuna che l'Italia, facciamo un esempio, la Calabria, si mangia la cucina calabrese, diciamo, quindi piccante, nduja e via dicendo, mentre invece noi a Sofia abbiamo la possibilità, noi italiani, di avere delle regioni che ti mandano dei piccoli prodotti o dei pochi prodotti che però comunque riesci a mettere nel menù. Quindi a Sofia si riesce a trovare un menù che sia pieno d'Italia, quindi non so, puoi trovare l'anduja come puoi trovare una burrata, come puoi trovare un tartufo, come puoi trovare prodotti del nord, e quindi noi proprio a braccia aperte invitiamo a qualsiasi azienda appunto così ad avventurarsi, perché è una bella avventura per noi ristoranti, e siamo tanti, perché poco prima di questa diretta abbiamo detto che noi siamo diversi ristoratori italiani. Non siamo pochi, non siamo pseudo ristoranti italiani, ma veramente italiani al 100%, gestiti da italiani, dentro in cucina appunto cucinano italiani, e quindi ecco, il nostro invito è quello lì di venire, proporre i vostri prodotti, e più siamo e meglio è. Cosa altro, cosa devo dirti? Per quanto riguarda il delivery, l'ho detto, noi ovviamente ci siamo scordati di dire che oltre a Leos Pizza abbiamo Leos Pasta, che è in un bellissimo posto che è da poco nato, che si chiama Quartal City. Praticamente è un parco con 13 container
nel vero senso della parola, container dove ci sono 13 tipologie di cucina differenti, in modo che ognuno non dà fastidio all'altro. Io sono lì con Leo Spasta, perché credo che la cucina nostra italiana è la più ricercata nel mondo e quindi lo vedo anche dai risultati. Sinceramente vedo che la gente viene, ama la pasta italiana e quindi è una cosa nuova, sta andando tantissimo e forse questo qui in questo momento è uno dei quei posti dove la gente sa che viene, prende il mangiare, se lo porta a casa e quindi è anche più tranquillo nel loro modo di vivere, diciamo. Assolutamente Leo, mi hai dato anche un assist abbastanza importante su Cartal City, perché effettivamente il video che abbiamo immaginato, insomma, di voler condividere con i nostri con le aziende presenti, con gli operatori presenti oggi, è quello di non solo chiaramente vedere te italiano, come sottolineato, provenienza di Ancona, di essere all'interno del tuo ristorante, ma soprattutto di far vedere questo progetto che è stato, questa esperienza condivisa che voi operatori qui a Sofia, tra italiani, bulgari, giapponesi, coreani, insomma è un parco gastronomico come tu stesso l'hai definito, ha creato un'atmosfera, devo dire, più comoda in un momento particolare. Pertanto, e con queste parole ti ringrazio Leo, e assolutamente Leo poi è intanto in chat, se posso nel frattempo, scusate quell'interruzione, c'è un'azienda, Chiara, che scrive: conosce prodotti della Basilicata, ci sono comunità di Lucani? Io direi allora, non so Leo se vuoi intervenire, altrimenti lasciamo al termine degli interventi le parole, le risposte alle nostre aziende. Forse è meglio accumularle tutte e poi rispondere alla fine. Perfetto, ok. Allora, Chiara Vigna, se non le spiace rispondiamo dopo. Intanto prego la regia di lanciare, di permettere ai nostri ospiti di conoscere Leo Spasta e il Cartal City di Sofia. Grazie Leo. Prego. Ecco, è un piccolo momento che vi abbiamo voluto, insomma, in cui vi abbiamo voluto coinvolgere. Leo, tra l'altro, ci ha informato anche di una recentissima iniziativa con alcuni ristoratori che lo vedrà coinvolto la prossima settimana nella fornitura di pasti gratuiti, e correggimi Leo se sbaglio, al personale medico sanitario dell'ospedale Sant'Anna di Sofia. È l'ultima delle diverse iniziative, devo dire, che i nostri, che sia Massimo che Leo, hanno concorso nel corso degli anni. Questo, a onor del vero, resta un elemento, una sensibilità importante secondo me, perché sicuramente far conoscere il prodotto italiano e soprattutto avvicinare poi al consumatore nei modi più consoni e più comodi per il partner con cui lavoriamo, per la clientela con cui ci confrontiamo. Devo dire, noi chiaramente parlo al plurale perché la Camera Italiana in Bulgaria ha sede a Sofia, quindi noi siamo presenti a Sofia, chiaro è il momento storico, ci permette di gestire in smart working le attività di informazione alle aziende e comunque agli operatori, ma resta il fatto che è un momento importante che viviamo tutti insieme a Sofia. Dall'iniziativa di Amatrice, mi piace sottolinearle, all'iniziativa del Pasta Pesto Day, purtroppo legato all'azione della Regione Piemonte a supporto della caduta del Ponte Morandi. Quindi l'attività della rete certificata ospitalità italiana in Bulgaria, grazie soprattutto a loro e con il nostro supporto, è riuscita a rispondere indubbiamente alle varie richieste e far sì che siano conosciute anche questo genere di iniziative nella nostra Bulgaria. A Cartal City vede Leo
indubbiamente come uno dei promotori della progettualità, dell'esperienza condivisa. Cartalsiti è anche il luogo dove Massimo Junior Bondini, il nostro secondo ospite di oggi, ha praticato, se posso dire, un po' della sua esperienza. Massimo Junior Bondini, nell'introdurre il nostro secondo relatore, il nostro secondo ristoratore certificato ospitalità italiana, che non smette di sottoporre candidature per la certificazione della qualità italiana, mi permetto in maniera carina di dirlo, e anche ha un'affinità con la tradizione portata avanti da Leo nel paese. Anche Massimo è arrivato in Bulgaria grazie alla sua famiglia e pian piano ha avuto modo di conoscere il paese, di approfondire il settore della ristorazione e di applicare la sua professionalità, la conoscenza in termini di gestione del personale, gestione di una struttura ristorativa. Massimo Junior Bondini è dunque general manager del ristorante Da Massimo, certificato ospitalità italiana, e del ristorante La Casa di Massimo, presente a Sofia, candidato per il primo anno alla certificazione. Massimo ha vissuto l'esperienza Cartalsiti, ma non solo, è un operatore con il quale quando si parla d'Italia si entra in contatto. E è il promotore della cucina italiana, è uno degli ambasciatori, come sottolineava l'ambasciatore Baldi, del buon gusto, del gusto italiano nel paese. Per cui cedo volentieri la parola a Massimo, e anche per quanto concerne la presenza della sua esperienza nel paese, condivideremo un video dedicato alla preparazione di piatti questa volta all'interno del ristorante La Casa, dove sottolineo la presenza di Salvatore Maniscalco è sicuramente una spalla importante per l'intera gestione poi del ristorante da parte di Massimo Bondini. Prego Massimo. Salve a tutti quanti, grazie per avermi invitato a far parte di questa giornata. Anch'io ho fatto parte a Quartal come Leo di questa bellissima iniziativa che c'è qua a Sofia e siamo presenti qua a Sofia con un ristorante tipico casareccio, diciamo tipo trattoria, dove lavorano sia la mamma che il fratello oltre che altri due cuochi italiani, e adesso col secondo ristorante qua in centro con cucina e pizzeria italiana. Devo dire che io sono qua nel 2010 e posso dire che è cambiato molto il gusto qua in Bulgaria. In questi 10 anni il prodotto italiano, il made in Italy e i prodotti di qualità oramai sono apprezzati e conosciuti dalla maggior parte dei bulgari, cosa che anni fa non era. E il delivery ultimamente sta andando molto bene per via sicuramente anche del Covid, che sta dando qualche problema, anche se devo ammettere non paragonabile per il momento all'Italia. Ossia i ristoranti ancora siamo tutti quanti aperti, sì con delle misure di distanza, con le mascherine, però possiamo lavorare tranquillamente per adesso. La gente ancora esce, il che ci rende molto felici. Però devo ammettere che le consegne per casa stanno crescendo, quest'anno sono cresciute. Noi veramente prima neanche le facevamo, abbiamo iniziato da marzo di quest'anno, perché prima non avevamo una necessità. E secondo non era un settore che avevamo nei nostri ristoranti. Come prodotti noi compriamo spesso quasi tutto dall'Italia, specialmente per quello che sono affettati, formaggi, più che altro formaggi secchi, perché i freschi ci sono un pochino più di problemi per i trasporti, in quanto la durata è molto più breve, parlando di mozzarella e burrate. Se può aiutare in qualche modo, posso dire che i prodotti a lunga conservazione è molto più facile trasportarli dall'Italia qua in Bulgaria, e dove sicuramente anche Leo, quello che possiamo ce lo portiamo anche da soli, sia per un discorso di qualità che ce lo possiamo scegliere in Italia, essendo anche italiani, di più alta qualità. E adesso noi tra l'altro qua in centro vorremmo anche fare il negozio di prodotti italiani, così quello che vendiamo al cliente se lo può anche prendere per casa, che ultimamente è un discorso che stanno facendo svariati ristoranti, che tra l'altro a me piace tantissimo.
per quanto riguarda l'esperienza del Quartal, l'esperienza del Quartal è una bellissima esperienza, dove Leo fa la pasta, noi facevamo frutti di mare, pesci e fritti misti. La nostra esperienza però è finita il mese scorso, che abbiamo venduto il locale nostro, ma vediamo adesso come andrà, insomma. Per il momento qua la situazione non è ancora brutta, è molto positiva e il delivery secondo me va molto. In generale va molto nelle grandi città, qua a Sofia è 2 milioni di persone e il delivery va, per fortuna funziona bene. E quindi se qualcuno è interessato a dare anche qualche domanda, come posso essere aiuto in qualsiasi modo, potete scriverlo, così posso rispondere anche a qualche domanda, perché non so ancora che altro dire. Sicuramente il cibo italiano è uno dei più apprezzati. Parlando come statistiche, credo che la pizza, gli hamburger e la pasta siano al primo posto come consegne in Bulgaria sulla questione del delivery. Esatto, è la domanda che volevo infatti, Massimo, evidenziarti. Qual è il piatto, uno dei piatti o anche i prodotti che la clientela bulgara, ma devo dire poi non solo bulgara, perché i vostri ristoranti sono presenti anche gli stessi italiani. Insomma, si sa bene che quando si va all'estero l'italiano in realtà vuol mangiare italiano, ecco. E voi siete in grado chiaramente di rispondere a questa loro esigenza, ma tanto quanto il francese. Insomma, Sofia poi nel corso del tempo come capitale è divenuta sempre più internazionale, sempre più turistica, e credo che mi possiate confermare la presenza di una clientela internazionale, indubbiamente con una forte presenza dell'Italia. Qual è il piatto nell'home delivery, nell'Italian food delivery, che ti è stato più richiesto, il prodotto, ecco, che ti è stato più richiesto? Alimentare, intendo, o anche vitivinicolo, insomma, prodotto anche vitivinicolo, per dare un'idea. Io credo che sicuramente Leo in questo può essere un pochino più al di dentro, perché io nella trattoria non ho pizza. L'unica cosa che ho è sono dei dati che ho chiesto alle ditte che fanno i trasporti, i delivery, sì. E so che al primo posto sono hamburger e pizza e al secondo posto sia la pasta. Io da me personalmente vendo più frutti di mare, pesci, paste, queste cose qua, perciò Leo può dare una visione un pochino un po' più ampia, dato il ristorante che c'è anche la pizzeria. Sì, la domanda anche da come vanno le cose, sì. La domanda assolutamente ad entrambi, assolutamente sì. Ora, io personalmente ho due ristoranti con due tipologie diverse. In uno, diciamo, lavoro un 50-50 con pizza e pasta, tantissima pasta e tante pizze. Siamo una media di 250-300 pizze al giorno, è un numero veramente alto e importante. Per quanto riguarda l'altro ristorante, invece, avendoci la pizzeria che è proprio napoletana, diciamo che la pizza è quella che viene richiesta di più, però è stata un po' una scommessa il fatto di lavorare per esempio con dei primi un po' particolari e uscire un po' dalla tradizione, perché questo è il secondo ristorante, diciamo che facciamo dei primi o comunque una tipologia di cucina un po' particolare. Io ho fatto un po' di scuola alla Casta Alimenti, 4 anni, quindi con lettori, diciamo, di cuochi stelle Michelin, quindi bassa temperatura, design del piatto, usare delle tipologie di cucina nuova, non parlo molecolare, ma una tipologia di una tecniche diverse. E quindi in questo ristorante, diciamo, sono più su sperimentare cose un po' particolari. Vedo che la gente, comunque sia, quando sanno che in cucina c'è un italiano, che comunque si sono sempre trovati bene, credo che si fidano veramente di chi è in cucina e di quello che gli offri. Per adesso non abbiamo avuto mai o quasi mai grossi problemi con dei clienti, anche sulle sperimentazioni. Però per esempio, ecco, come diceva appunto Massimo, colatura d'alici manca, quindi ordini tramite dei siti italiani. Delle piccole chicche ve le posso dare, di quello che a me personalmente serve, però veramente servono quelle cose che, diciamo, sembrano, che uno dice ma magari è un po' troppo cara per mandarla. No, perché il bulgaro, forse proprio perché ha mangiato sempre la stessa pappa, vuole mangiare cose nuove, particolari, tipiche, tradizionali, regionali, però di quella regione, quindi sono pronti sugli esperimenti. Però ritornando al discorso, comunque pizza e pasta sono sempre cavallo di battaglia nel ristorante. Certo, certo, ma poi devo dire effettivamente, come entrambi avete sottolineato, pizza e pasta restano chiaramente il cavallo di battaglia,
ma abbiamo imparato, devo dire, nel corso dei 10 anni anche noi, che il palato, il gusto dei consumatori, come diceva Massimo, è notevolmente cambiato. Quindi non è l'Italia, ma è la regione, è la città. Perché, come sottolineavo, Sofia si è anche in termini di mobilità. Ovviamente il momento è straordinario, quindi sicuramente il parametro non può essere il 2020. Ma sino agli inizi del 2020 ovviamente c'è stato un flusso anche turistico di operatori e di imprenditori che facevano la scuola tra l'Italia e la Bulgaria. E i bulgari conoscono le nostre città d'arte, conoscono le nostre città culturalmente più conosciute, devo dire, da un punto di vista paesaggistico, architettonico. Quindi ecco, la cultura italiana regionalizzata è quella che loro sta a cui loro stanno puntando sempre più e chiedono il prodotto di nicchia, effettivamente. Non dimentichiamo che poi l'agroalimentare è uno dei settori che traina molto l'interscambio commerciale tra l'Italia e la Bulgaria. Complessivamente, faccio una battuta, in termini macroeconomici l'Italia è il terzo partner commerciale della Bulgaria, dopo la Germania e dopo la Romania, e siamo il quinto investitore. La presenza italiana è una presenza che contribuisce quasi al 10% del prodotto interno lordo del paese Bulgaria. Quindi vi do questi piccoli dati che sono estremamente significativi. Acquisisco ancora intanto domande nella chat per Massimo e per Leo e lascio la parola alla regia per un passaggio invece nelle cucine di La Casa di Massimo con lo chef Salvatore Maniscalco. Prego, regia. Credo che è un po' lungo sicuramente il video, Massimo, ma credo che sia estremamente espressivo e significativo di quello che poi è anche il prodotto che utilizzi, no? L'intento, la volontà era un po' anche quella di lasciare un'immagine sicuramente vostra, che siete protagonisti, ma quello che è il vostro posto di lavoro. Il mio è una scrivania e un computer da Camera di Commercio italiana in Bulgaria, il sicuramente differente dal vostro. Mi ricollego ai dati statistici che ho citato qualche momento fa e all'importanza chiaramente che l'Italia ha in Bulgaria attraverso i suoi operatori, come abbiamo visto, e attraverso anche le aziende nel settore manifatturiero. Quindi la presenza è estremamente ampia ed è estremamente importante. La tematica di quest'oggi è anche il commercio elettronico, no? La capacità poi di utilizzare il canale elettronico per far arrivare il prodotto italiano nelle case dei nostri consumatori. In questo senso che introduco il terzo ospite è il dottor Christian Kolev dello studio commercialista con sede in Bulgaria, Tiras Accounting BG, a cui devo dire abbiamo sicuramente l'esperienza porta con sé delle ottime opportunità anche per lo studio. Abbiamo chiesto di darci un'idea e di presentarci un po' il quadro del commercio elettronico in Bulgaria, tanto quanto le opportunità che le aziende che siete presenti, che voi qui presenti, o le aziende italiane chiaramente che sono presenti, che sono interessate ad introdursi e a penetrare il mercato bulgaro, possono sicuramente averne beneficio. Devo dire che l'attività di apertura di un e-commerce in Bulgaria
ci è stata, ci è pervenuta anche nella nostra attività quotidiana da parte di differenti interlocutori italiani. Quindi con questo che lascio la parola a Chris Kolev e chiedo alla regia di lanciare la presentazione. Il dottor Kolev sarà accompagnato da un supporto, quindi per voi visivo, una presentazione PowerPoint che avrete modo appunto di leggere e di seguire durante l'intervento del dottor Kolev in lingua italiana. Grazie e ecco il dottor Kolev. Buon pomeriggio, Chris. Buonasera. E grazie a te. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie dottoressa Cusmano per la parola, benvenuti comunque, ormai siamo già 2 ore assieme. Ho presentato un po' di informazione che condivido con voi. Io sono Christian Kolev del studio legale e contabile Tiras, noi ci occupiamo soprattutto per supporto di clienti, imprenditori e aziende italiane che hanno la sua attività e interesse in Bulgaria. Intanto inizio con qualche parola per la Bulgaria, perché forse non tutti sanno tutte le informazioni per quel paese. Questo paese ha poco meno di 7 milioni di abitanti, con quale è al 97 posto al mondo. È una superficie di quasi 111 mila chilometri quadrati. Vi faccio notare solo una cosa interessante, che è un filtro anche per quando si parla per venire in Bulgaria per turismo o l'attività. La superficie è solo 3 volte meno dell'Italia, ma le persone sono 10 volte meno. Quindi qua parliamo per un paese abbastanza disabitato, ho detto, con tanto spazio e terra libera. Ok, comunque la Bulgaria fa parte di Unione Europea già da 2007, facciamo il nostro percorso. Quando parliamo per un'attività in qualsiasi paese, forse le cose più importanti prima sul quale cade l'occhio, l'interesse, sono le tasse. Il tassazione in Bulgaria è più vantaggiosa di tutti gli stati membri di Unione Europea. Qua parliamo per 10% di flat tax su qualsiasi attività, nonostante svoltata di persona fisica o azienda, quindi si pagano questi 10% flat tax. L'unica attività che ha una tassazione ancora inferiore è il stampaggio di libri, che sono 7%. Poi il prossimo elemento è l'imposta sui dividendi, che in Bulgaria è 5%. Ma come noi, come parte di un'Unione Europea, è importante da sapere che se un straniero, un'azienda estera viene in Bulgaria a svolgere la sua attività e viene questo bel momento per distribuzione di dividendi, deve sapere che questi 5% non si pagano tra le due aziende che prelevano il dividendo, diciamo. L'IVA in Bulgaria è 20%. Che comunque la IVA, anche questo è importante da sapere, che nel principio di libera circolazione di servizi e merce nel confine dell'Unione Europea, la IVA tra le aziende, tra le paesi, non si applica per qualsiasi affare. Poi altre tassazione interessante, l'imposta comunale sui beni immobili, che varia fra 0,5 e 2%, dipende ovviamente dove è il proprio bene. Poi, quando facciamo un budget, quando pensiamo per un'attività, assolutamente arriva il punto per il salario medio. Ad oggi la situazione economica in Bulgaria garantisce un stipendio medio di 700 euro mensile, che è la cifra per tutta la Bulgaria. Poi un po' in giù vi do informazioni per le 3 città più grandi, più popolate, dove c'è più giro di lavoro, dove le cifre sono un po' diverse. Sofia, come il capitale di Bulgaria, si vede che già siamo verso il 1000 euro, e un po' fuori Sofia siamo 30% in giù. Quindi questa è la realtà per adesso in Bulgaria. Per i settori,
E quello che è più importante, importante forse oggi, è il settore Horeca, per bene per male, ma sicuramente male per quelle gente che lavora in questo settore, è quello che gli stipendi con il salario medio mensile più basso, intorno a 470 euro. E invece, proprio da tutta la parte opposta, c'è sta il settore informatica e telecomunicazioni, che è il settore con stipendio più alto mensile. Questo sempre parliamo per le cifre medie. Poi, calcolando la spesa per un datore di lavoro, i contributi sono l'altro argomento importante. Bulgaria ha il suo senso per fare le calcole. Ecco, a destra, su questo slide, potete vedere che sui salari fino a 3.000 leva, le contributi sono, la spesa per contributi è intorno al 55%. Ma invece, se parliamo per un salario che è più alto, su più di 3.000 leva, il calcolo si fa 51,5 per questi 3.000 e poi sull'eccedenza dobbiamo calcolare solo il 10%, che la logica è, nel senso che più stipendio alto si prende, meno tasse si pagano. In basso ho fatto un esempio tanto per capire un stipendio di base dopo quando è doppio, che differenza fa nel lordo. Poi, il prossimo slide è informazione sugli impiegati per il settore. In generale sono quasi 2.250.000 persone che sono registrate con contratto di lavoro, che è una cifra già parla per la stessa che quante gente sono in questo paese, tra quale il settore Horeca occupa quasi 5% di tutte le dipendenti in Bulgaria. Entrando più profondo sullo scopo da oggi, che sarebbe il commercio di prodotti alimentari, adesso vi presento informazioni per le punti di vendita al dettaglio in Bulgaria. Come si vede, c'è una tendenza abbastanza forte dove il supply chain, o cosiddetti negozi moderni, hanno preso il suo pezzo del mercato e che ogni anno è sempre più importante. Qua è interessante, ci fa notare, queste cifre ci fanno notare, riflettere che rispetto al 2017 e 2019, per quelle date che sono pronti, vediamo fine questo anno, i punti di vendita sono un po' meno, ma il fatturazione è cresciuto. Questo per me, io penso che è un messaggio abbastanza forte, ma anche una tendenza mondiale, dove si vede che il proprio cittadino, la propria popolazione trova forse più comodo e più facile, forse anche hanno più fiducia sui mercati grandi, sulle supply chain, con le sue marketing, con le sue offerte e promozioni forti, comunque attirano più gente. Il prossimo slide sono, diciamo, le figure più riconoscibili sul mercato bulgaro. Questi sono i ben conosciuti Kaufland, Lidl, Metro e Billa, e lì in fondo, ma comunque con un bel pezzo del mercato, è il fantastico che è l'azienda bulgara, la catena bulgara che partecipa in GDO. Poi, ogni persona, ogni azienda che pensa a entrare e lavorare sul mercato bulgaro, non c'entra se è un'azienda estera o per le aziende bulgare stesse, devono seguire i propri regolamenti del mercato. E comunque Bulgaria è come un membro di tutti gli effetti di Unione Europea. Tutti gli standard e i regolamenti sul prodotto alimentare sono in conformità con tutte le direttive europee. Poi sui prodotti vegetali, quelli freschi di origine animale, come anche
Leo e Massimo hanno detto, quelli che sono di più breve scadenza, quelli che non sono lavorati, confezionati, comunque per quelli si possono effettuare anche i controlli fitosanitari, veterinari e varie controlli altri. Il certificato e il standard HACCP è ancora un altro standard importante da riconoscere sul mercato bulgaro, che vuol dire che tutti gli effetti di controllo e garanzia di cibo si trova anche qua. Sono contento, mi fa piacere proprio che questo evento è in questo periodo di oggi, perché molto in breve, 9 giugno questo anno, in Bulgaria è entrata in vigore la nuova legge alimentare, che praticamente non è il nuovo legge, ma è un legge che è abbastanza update, diciamo così, abbastanza modificato, e con quale si applicano ancora più forti standard sul quale si lavora in tutta l'Europa. Parliamo per standard del cibo, parliamo per le etichette, per le modalità di trasporto dei prodotti alimentari, per il stoccaggio, per il magazzinaggio, tutto questo. Ma soprattutto è molto interessante che la vendita online ha già il suo regolamento forte, anche il nuovo legge. Quindi si dà ancora più peso e attenzione su questa modalità di vendita. Entrando proprio ancora più profondo nel scopo e-commerce di cibo, di food e prodotti alimentari, vi posso garantire che l'Agenzia Bulgara per Sicurezza Alimentare sarà il riferimento di qualsiasi azienda o struttura che è sul mercato bulgaro e si occupa in questo settore. L'Agenzia Bulgara di Sicurezza Alimentare ha l'obbligo di controllare tutti questi punti importanti per la qualità del cibo, che è l'igiene e sicurezza alimentare, del posto dove si prepara, l'imballaggio e confezione, etichettatura, pubblicità, data di sicurezza, e anche entrano sui diritti e obblighi sui commercianti e consumatori. Quindi l'agenzia veramente sarà il nostro primo riferimento quando ci occupiamo sulle vendite alimentari. Parlando per internet e l'accesso e l'uso di internet, Bulgaria ha un percento abbastanza elevato, abbastanza alto di uso di internet. Come si vede, 75% di tutta la popolazione utilizza, non solo ha accesso, ma utilizza il web, tra quali 73% e in più è tramite smartphone e 25% sul PC. Che vuol dire che anche questo è un forte messaggio, ma una tendenza mondiale, che tutte le persone e tutti i software, piattaforme, deve essere ben calibrato, ben progettato per utilizzo via cellulare, perché ormai viviamo in questa situazione che facciamo, almeno pensiamo che facciamo tutto tramite il cellulare. Quindi per un successo più grande dobbiamo avere in presente anche questo. Poi qui a destra sono le dati che riguardano quali prodotti, soprattutto prodotti e servizi, sono più richiesti tramite le piattaforme internet. Qua si vede che più forti sono l'abbigliamento e articoli sportivi, che con questi 76,4% vuol dire che la grande maggioranza di tutti gli acquisti su abbigliamento in Bulgaria è stato fatto tramite piattaforma internet. Invece il settore sul quale parliamo di oggi ha le sue 17% sul mercato online. Ma analizzando e preparando questa presentazione, vi confermo che guardando le date c'è una tendenza abbastanza chiara e stabile di tra 3-4% l'anno in crescita. Poi qua vi
presento un po' di pratica buona sul mercato bulgaro di e-commerce e food delivery. Diciamo con gli operatori delivery di food che sono ben conosciuti, Takeaway, Foodpanda, che anche Leo e Massimo hanno detto che hanno l'esperienza con loro, e poi dopo c'è il Guadagn.bg, che vuol dire Affamato.bg, che è che è l'azienda bulgara che ha preso il pezzo di questo mercato. Fa impressione anche per le prossime categorie, supermercati online che forse spinti anche gli ultimi mesi della situazione particolare che ci troviamo tutti come persone, così come anche per professionalisti e quello che facciamo della vita, anche i supermercati si hanno adeguato, che vuol dire che c'è abbastanza supermercati, negozi fisici che hanno proprio le sue piattaforme con quale loro vendono direttamente e hanno accesso del cliente finale. E la terza categoria che fa ancora più impressione per me e noi come bulgari, e direi anche piacere, che le piccole fattorie e produttori hanno trovato tramite le piattaforme anche loro un modo per avere accesso diretto sul cliente finale, che è una cosa super importante e interessante per far crescere le piccole fatture e per andare avanti con le proprie produzioni biologiche e tradizionali per Bulgaria. Il prossimo slide voglio entrare proprio sulla materia giuridica, o piuttosto come da fare un setting up dell'attività. Ovviamente dobbiamo scegliere la sua forma giuridica propria e giusta. Quali sono le due buoni e due non così buoni, diciamo non accettabili, esempi come si può lavorare sul mercato bulgaro, che è aperto per gli stranieri? La cosa più normale e facile sarebbe con una società a responsabilità limitata registrata in Bulgaria, con una sede legale in Bulgaria, in tutte le effette bulgara, che il nostro studio, ma come anche tutti i colleghi hanno tanta esperienza, e vi dico che in Bulgaria è abbastanza semplice creare una struttura e fare un'azienda in proprio tutti i sensi. Poi l'altra cosa interessante è per eventualmente organizzare una stabile organizzazione di azienda estera, che vuol dire che un'azienda estera già può avere il suo accesso sul mercato bulgaro come parte di un'Unione Europea in tutte le effette, e fare le sue vendite, commercializzare i suoi prodotti e servizi. Le forme giuridiche che non possono essere utilizzate sono proprio le persone fisiche e rappresentante commerciale. La prossima informazione che vorrei condividere con voi è che una volta che avete scelto entrare eventualmente sul mercato bulgaro e abbiamo creato la struttura propria e giusta per l'attività, dobbiamo riguardare un po' la gestione dell'attività commerciale. Quindi la piattaforma online, come l'azienda, ma adesso parliamo per la piattaforma, deve essere registrata con il nuovo legge che è entrato 9 giugno. La piattaforma deve essere registrata sull'Agenzia Nazionale delle Entrate, come anche dell'Agenzia per la Sicurezza Alimentare. Poi dobbiamo stare molto attenti per essere in conformità con tutte le leggi che sono abbastanza forti e molto attenti sul commercio elettronico, sulle leggi di tutela del consumatore, che negli ultimi anni in Bulgaria si consente tanto, e è ben conosciuto GDPR. Dobbiamo stare attenti e lavorare bene sulle condizioni generali di uso delle piattaforme e-commerce per avere un privacy policy e cookie policy molto forte. Come sappiamo, questo è un argomento mondiale. La pubblicità e la politica di restituzione del merce.
Comunque tutte queste richieste e regole sono ben sistemate nelle varie leggi, ma anche consentito tanto e molto, molto importante nelle nostre piattaforme avere proprio link della Commissione Europea per risoluzione delle controversie. Questa è una cosa obbligatoria e molto importante per tenere in considerazione. Verso il fine, perché gli argomenti per parlare come organizzare un'attività sono tanti, ma vi voglio fare un messaggio forte per tenere presente, scusatemi, che il nostro online grocery, il nostro online shop non comporta un carico di responsabilità inferiore rispetto al negozio tradizionale. Poi dobbiamo tenere presente che ogni descrizione che accompagna il prodotto sulla vetrina virtuale ha lo stesso valore dell'etichetta posta sul proprio prodotto. Altra cosa importante e un po' nuova per il mercato bulgaro sono le immagini delle prodotte. Deve essere fedele al prodotto origine e non deve fare confusione o altre immagini del prodotto verso il cliente finale. Ogni acquisto deve essere sicuro e tracciato e ovviamente ogni pagamento deve essere in conformità con la legge sulla compravendita e il diritto tributario. La cosa più importante forse, perché tutto il resto non è diverso da quello di gestire un negozio normale fisico o un ristorante, ma quando parliamo per internet e le piattaforme dobbiamo tenere sempre presente che la gestione della privacy del cliente è carico nostro. Quindi queste sono le cose, diciamo, più principali e importanti da sapere. Per il resto, Bulgaria come membro della Comunità Europea e dell'Unione Europea dà la possibilità delle aziende italiane, soprattutto, e tutti gli altri paesi italiani, piena possibilità di entrare, lavorare e speriamo avere un successo in Bulgaria. Per il resto rimango assolutamente disponibile per qualsiasi domanda e per informazioni ulteriori che posso dare. Grazie a tutti. Grazie, grazie Avvocato Kolev, grazie Christian. Indubbiamente gli aspetti più amministrativo, burocratici, che chiaramente toccano tutti quando parliamo d'azienda, prendono più tempo, indubbiamente. Tu intanto ti faccio sì. Complimenti sicuramente per la professionalità dell'intervento e che ha suscitato alcune domande che vedo in chat, quindi c'è chi si rivolge a te, tanto quanto per l'utilizzo della lingua. Chiaramente l'Avvocato Kolev nella sua esperienza nazionale e internazionale lavora con diversi mercati, è originario di Gabrovo, che è una città non vicinissima a Sofia, ma comunque è una città bulgara, quindi parla perfettamente l'italiano, lavora da anni con le aziende italiane e ha contribuito anche oggi a dare delle pillole chiaramente informative. Io indubbiamente i vostri interventi sono, ci sarebbe veramente tanto altro da dire, anzi accolgo l'occasione anche di invitare, vista l'interazione che Leo ha avuto sulla chat con una brevissima battuta con un'operatrice interessata, con un'azienda interessata, e i saluti Leo da parte di amici, vedo e soprattutto ti arriverà presto la colatura di Alici in Bulgaria che ha chiesto, e credo che sia importante sottolineare che per il nostro, per quella che è un po' la job mission della Camera di Commercio, noi andremo anche in base a delle agende concordate con voi operatori, quindi con Massimo, con Leo, con Chris, tanto quanto con le aziende italiane, anche un'agenda di incontri tra operatori, quindi dei B2B online, li abbiamo sperimentati, sicuramente non è un passaggio semplice
perché le nostre, devo dire, emozionalmente siamo persone che abbiamo necessità, forse anche bisogno di un incontro, no? Fisico. Al momento ovviamente la salute è un aspetto prioritario, adottare i protocolli sanitari è estremamente importante, è la migliore terapia che dobbiamo acquisire, e quindi sicuramente sapere di avere persone disponibili, parlo chiaramente per noi come Camera di Commercio, ma parlo degli operatori che vi hanno fatto presente in prima persona di essere disponibili, è sicuramente anche questo un momento importante. Anche questo rappresenta un'occasione per parlare d'Italia, promuovere l'Italia, vendere i prodotti italiani, quindi arricchire i prodotti di nicchia che sono già presenti in Bulgaria. Lo avete sentito chiaramente dalle voci dei nostri amici e dei nostri ospiti qui di oggi. Una battuta infine su quelle che rappresentano anche le nostre attività come Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, e gli operatori qui presenti oggi, gli ospiti di oggi, sono stati anche in parte partecipi delle business delegation che abbiamo avuto nell'ambito di contesti fieristici italiani. La Camera Italiana in Bulgaria è promotore degli saloni fieristici di Fiera Milano. Lo è stata, lo è da oltre 10 anni, quindi siamo presenti con presenza di operatori locali, di operatori bulgari, di buyers alle manifestazioni Tutto Food, Host, e in Bulgaria alla unica manifestazione di settore dal nome Interfood and Drink. Chiaramente parlo di un'attività che durante il corso del 2020 ha avuto un bisogno di essere revisionata. E noi continueremo a lavorare in questa direzione, quindi in base anche alle disposizioni dei nostri governi, quello italiano e quello bulgaro, sperando di poter chiaramente garantire la presenza anche della Bulgaria alle manifestazioni fieristiche in Italia, tale da consentire a tutte le nostre aziende di potersi interfacciare e creare degli incontri d'affari. Concludo dicendo che la Camera di Commercio la settimana prossima alimenterà, è stata creata una pagina Facebook Ospitalità Italiana in Bulgaria. Parallelamente siamo in fase di finalizzazione di una guida dell'ospitalità italiana versione elettronica in lingua italiana e lingua bulgara, che faremo circolare, e attraverso appunto tutti i nostri social media, partendo dalla pagina Ospitalità Italiana, daremo informazioni rispetto alle presenze prima di tutto del Leos il Rustico e Leos Trattoria Pizzeria, e da Massimo e la casa di Massimo, che lavorano e che continuano a darci fiducia e a lavorare insieme a noi. Quindi grazie a Leo ancora, grazie tanto a Massimo, grazie a Chris, e direi un 10 minuti, se siete d'accordo vi leggo alcune delle domande che ci sono pervenute in chat, perché anche voi panelist avete la possibilità di leggerla. Allora partiamo da Chiara Vigna, che chiedeva dei prodotti della Basilicata. Intanto i ristoratori, o anche chiaramente Chris che assiste le aziende italiane sul territorio, se vi siete imbattuti in prodotti provenienti dalla regione Basilicata. Chi di voi si vuole esprimere? Chiunque voglia, ma in generale i prodotti del sud Italia riescono ad arrivare più facilmente di quelli che sono nelle regioni centrali, per una questione anche logistica. Tipo io tra Toscana e Umbria è piuttosto complicato che camion frigoriferi o camion insomma con temperatura controllata passino. Quindi tutto quello che si può caricare al sud generalmente è più facile da trasportare qua in Bulgaria, per il fatto che i camion prendono il traghetto a Bari o a Brindisi, arrivano in Guminizia e salgono su, quindi arrivano qua, entrano in Bulgaria più facilmente. Quindi per dire, quello che è sud Italia teoricamente più facilmente viene caricato di quello che è centro e nord Italia, per una questione logistica. Per quello che sono, mentre le merci a temperatura ambiente, quella è più semplice in generale per tutta l'Italia. Sicuramente, se mi lasci aggiungere Massimo, e ti ringrazio della risposta precisa, la Basilicata indubbiamente ha avuto il suo punto più importante, è stata la regione conosciuta culturalmente attraverso la sua città Matera nel 2019, che in ogni caso ha condiviso con Plovdiv, città bulgara, un programma di attività congiunte durante tutto il corso dell'anno. Devo dire che anche l'Istituto Italiano di Cultura di Sofia si è
si è spesa in maniera intensa sulla promozione delle due capitali europee della cultura 2019, e quanto alla presenza della comunità di Lucani, posso dire che intanto in Bulgaria la presenza della comunità italiana cresce costantemente e si diversifica. Indubbiamente, se siete d'accordo lei al massimo con me, le presenze, le provenienze sono state inizialmente dalle regioni del nord, ma indubbiamente per ragioni legate alla mobilità, e nel corso degli ultimi anni hanno permesso poi una diversificazione, per cui numericamente devo dire che non posso dirvi solo che siamo intorno ai 3.000, se non erro, secondo statistiche, mi corregga poi il nostro ambasciatore, come residenti italiani nel paese di differente provenienza geografica. Indubbiamente nel campo della cultura i lucani si sono fatti sicuramente sentire con attività informative e culturali importante. C'è chi chiede, grazie, la registrazione del webinar. Il webinar verrà registrato e divulgato sul canale YouTube della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, quindi sarà possibile e disponibile in qualsiasi momento. La successiva riguarda le birre artigianali italiane, ci ha pensato Leo insomma a fornire una risposta in merito alla signora Monica. C'è Pietro che invece oltre a ringraziarci, ringrazio lei per essere intervenuto, e credo che c'è stato anche un altro mezzo che abbiamo utilizzato con Pietro per quanto concerne il suo problema, e indubbiamente c'è stato un problema rispetto alla costituzione societaria in Bulgaria, quindi Chris, poi avrò cura di girarti, e se mi autorizza il dottor Pietro, i contatti in maniera tale da interagire, certo, e supportare, grazie, sì. L'operatore italiano proprio nel settore del commercio elettronico, tra l'altro. Certo. Dottor Koleb, per quanto riguarda l'importazione e vendita degli alcolici, chiede licenze normative da rispettare e da ottenere. Premetto che da parte nostra, e posso confermarlo, c'è una regolamentazione che va seguita. Certo. Indubbiamente. Prego, Chris. Sì, ma volevo confermare, certo, che tutti i prodotti con accisa, che sono comunque, sono chiare, sono le sigarette, l'alcol, c'è altri prodotti, anche benzina, i prodotti petroliferi, comunque sono con accisa questi prodotti. Sì, possono circolare liberamente in tutta l'Europa, basta che vanno rispettati il regime con quale loro questi prodotti escono e entrano nei propri paesi. Proprio vanno sul punto degli alcolici. Forse sapete che sono due tipi di prodotti alcolici con alto livello di alcolici dentro, e quelli più bassi, più vini, che sono con un regime un po' più leggero, ma comunque vanno rispettati lo stesso le procedure, che, detto in breve, la merce, la prima cosa più importante, deve essere ricevuta in un deposito che ha la licenza di ricevere e maneggiare i propri prodotti sotto l'acciso. Vanno fatte le carte e le procedure, si paga l'acciso verso il Stato, poi dopo la merce è libera. Detto così, molto semplificato, in breve, si può fare, c'è il regime, non è una cosa impossibile, anche credo che Leo e Massimo possono confermare che hanno i buoni vini italiani in suo ristorante, quindi posso confermare che si possono importare, ma come ristoranti non è così semplice, bisogna fare una ditta a parte, è abbastanza lunga, per non dire molto lunga, perché sia gli alcolici non li possiamo fare. Noi abbiamo fatto una ditta di importazioni vini, ecco. Ma è lunga, tanto lunga, perché sennò il ristorante non li può importare. E comunque, certo, tutto si può fare, siamo una comunità europea, anche se non fossimo, tutto quanto si può fare, però è piuttosto impegnativo aprire una ditta per importazioni dei vini dall'estero, dove ci sono accise, anche perché ci sono altre spese, tipo registrazione obbligatoria anche all'IVA, e quelle accise che... Tutto si può fare, però serve piuttosto tempo, proprio per riguardo il discorso dei vini. Sì.
Sicuramente credo, concordo sul fatto che è importante, lasciatemelo dire, informarsi. Intanto dare la giusta informazione sì. È fondamentale. E tutto si può fare indubbiamente, con rispetto chiaramente di tutte le regole e soprattutto nel rispetto chiaramente dei consumatori. Quindi da un lato garantire che il prodotto italiano sia italiano, 100% made in Italy, non siano miscele, perché sapete bene il fenomeno della contraffazione alimentare, quanto ha impattato nel mondo, soprattutto quello italiano, quanto ha impattato nel mondo, e la dimostrazione lo è data da voi stessi. L'ospitalità vi chiede di rispettare, di comprare dall'Italia, di non utilizzare nulla assolutamente di contraffatto, partendo da quello che è l'ottavo requisito dell'olio extravergine d'oliva, per passare al vino, per passare alla proposta gastronomica, quindi prodotti DOP e DOC, assolutamente. Quindi indubbiamente Pietro, trasferirò i tuoi riferimenti a Chris Kolev e quindi dialogherete poi, visto che credo sia anche presente a Sofia, potervi incontrare presso lo studio che, ripeto, è appunto locato nella capitale. Passo all'ultima domanda, abbiamo ancora qualche minuto. Allora, intanto ringrazio Christian per l'approfondimento, l'avvocato Cole per l'approfondimento. Andrea Beghini, non so se Andrea Beghini intanto vuol far sapere qual è l'azienda e da dove si sta connettendo. Siamo un'azienda che ha due linee di prodotto da forno, salato e dolce, specializzato per il canale GDO. Chiede, si può avere una lista della GDO presente nella presentazione del consulente? Chi ci può aiutare a capire e presentarlo questo agli agenti? Allora, intanto credo che con l'aiuto di Massimo, Leo e Chris, la Camera di Commercio può essere di supporto alla sua richiesta e le faremo, indubbiamente, intanto le faremo pervenire la presentazione dell'avvocato Kolev. E successivamente le varie attività che si vorranno intraprendere, incontri online piuttosto che liste, sarà compito, tra l'altro è presente qui con noi al webinar la collega dottoressa Bisaro Nicoletta dell'assistenza alle imprese, la persona che si occupa di assistere tutte le aziende italiane che sono interessate a dialogare per interscambio commerciale e per opportunità di investimento tra i due paesi. La successiva domanda, il canale bio e vegano come va? Prezzi alti? Chiede sempre Andrea Beghini. Allora, Leo, vuoi fare una battuta a te? Sì, allora, quanto riguarda, io sono stato anche lettore ultimamente da un TEDx proprio per quanto riguarda i prodotti bio e chilometro zero. Il canale bio, green, come viene chiamato adesso, c'è sempre richiesta, sì. Per quanto riguarda i vegani, come il prodotto senza glutine, ultimamente c'è una ricerca altissima. Molto probabilmente o è il problema dell'alimentazione della gente, o forse di moda, e questo ancora non lo siamo riusciti bene a capire. I prezzi, per quanto riguarda il prodotto che diciamo bio, è giusto che se ha un prezzo alto è giusto che si venda a prezzo alto. Per quanto riguarda il vegano non credo che ci siano i prezzi alti, comunque si usano prodotti, sicuramente più economici, no, però c'è ricerca di entrambe le cose, dal senza glutine al bio e i vegani che crescono giorno dopo giorno. Grazie Leo. Effettivamente sì, aggiungo che sono settori che sicuramente hanno avuto un'importanza in Italia e proprio per l'attenzione che viene data alla salute alimentare e che in Bulgaria hanno cominciato a presentarsi negli ultimi anni. Sicuramente, esatto, c'è uno scarto importante di anni tra il nostro paese e la Bulgaria, ma ciò non vuol dire che c'è assenza di questi prodotti, assolutamente. Anche perché nei vari shop, come diceva anche Massimo, insomma, sicuramente i nostri operatori si dotano sempre più di prodotti che vanno anche ad essere presentati per la prima volta al consumatore locale, che vive in un contesto indubbiamente diverso. Però, come suggeriva l'avvocato Kolev, dall'altra le produzioni bulgare hanno cominciato ad attenzionare, no? Attraverso le farm di cui parlava, cominciato ad attenzionare il biologico. Quindi c'è una sensibilità anche territoriale. Chiaramente parliamo di un contesto viceversa, no? Di un qualcosa che va dall'Italia, la Bulgaria verso l'Italia.
è significativo intanto la sensibilità che il produttore locale ha acquisito rispetto a un qualcosa che invece noi in Italia abbiamo sicuramente più cognizioni e sappiamo più come utilizzarlo, no? Passo alla successiva. E bene, intanto si presentano i nostri operatori di volta in volta. Non so se ci sono altre domande da parte dell'audience. Siamo pienamente, devo dire, nei tempi. E intanto Leo e Massimo, tanto quanto Chris, non smetto di ringraziarvi perché so che il tempo è prezioso per voi. E mi auguro e spero che sia stato anche per voi un momento importante di confronto, di maggiore conoscenza, di capire effettivamente quanto c'è interesse per l'Italia, lo sapete indubbiamente, no? Però creare un contesto quantomeno di rete, di squadra per reagire insieme, credo che ottimizzi sia i costi che le risorse che vengono impiegate per lavorare bene. Se non ci sono altre domande da parte vostra, vi lascerei al prossimo appuntamento che avremo il 2 dicembre. È un'iniziativa legata ad un settore differente, l'automazione industriale in Bulgaria con altri relatori d'eccezione, mentre al 30 abbiamo un Digital Forum con SACE e SIMEST e 5 paesi dell'area balcanica. Intanto i nostri amici verranno puntualmente informati come nostri associati e estenderò l'invito anche a chi ne vorrà prendere parte. Grazie Leo, grazie Massimo, ancora grazie Chris. Saluto e ringrazio anche i miei colleghi della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, Nicoletta, Jacopo, ambasciatore. Vedo che c'è stato un trasferimento. Grazie, grazie. Vi ho seguito, sono scomparso, ma vi ho seguito. No, assolutamente, assolutamente. Sono in ufficio, come avete visto. Sì. Bene, buon lavoro, mi è sembrato molto interessante e veramente utile come immaginavo. Volevo solo dire una brevissima cosa. Sì, la collettività italiana qui continua a aumentare in termini di residenti, ma soprattutto di italiani che vengono qui, perché poi i residenti sono solo una parte, sono quasi 3.000, ormai stanno superando questa barriera. Secondo, è confermato quello che dicevo all'inizio, cioè è molto importante fare riferimento a chi la Bulgaria la conosce e non a ciò che si è sentito dire. Credo che quello che sia stato detto oggi lo prova ampiamente, come hai detto tu, quello che hanno sicuramente Leo, Massimo e anche Christian hanno fornito un quadro molto, molto chiaro. Questo grazie alla Camera di Commercio. Grazie ancora a tutti voi, scusate se ho ripreso la parola al termine di questo interessantissimo webinar. Ottime conclusioni, ambasciatore, grazie a lei e sono felice ovviamente di averla avuta con noi. Continueremo a lavorare insieme, abbiamo la settimana prossima dedicata alla nostra settimana della cucina italiana, quindi approfitto per invitare tutti e poi davvero vi saluto, di seguire sui canali social dell'Ambasciata d'Italia in Bulgaria le differenti iniziative che verranno organizzate online in linea con le disposizioni della Farnesina. Verranno chiaramente condivise, quindi anche la Camera avrà piacere a contribuire alla diffusione di tutto quanto verrà realizzato, di quanto è stato realizzato durante la settimana della cucina italiana. Seguiteci sui social perché in questo momento sono sicuramente un mezzo importante per stare, per confrontarci, per dibattere, per rispondere anche alle vostre richieste. Grazie davvero a tutti e buon pomeriggio. Grazie ancora ambasciatore. Ciao. Ciao a tutti. Ah, sì. Ciao a tutti, buonasera. Ciao.